Buonasera Lilush. Sei sempre il primo che arriva in chat. Un giorno, spero. Quando questo canale crescerà un po' di più e avrò un po' più di follower, potrei prendere in considerazione l'idea di renderti, come che si dice? Com'è che si chiama? Aspetta. Buonasera Gino Peppino, buonasera Andrea. Come, no, cazzo, non mi viene in mente la parola. Amministratori? No, non amministratori. Aspetta un attimo. Moderatore, ecco la parola. Esatto. Potrei seriamente pensare di renderti uno dei moderatori della chat. Un giorno. Credo sarebbe un premio abbastanza meritato per uno come te. Allora, no, non ho mai letto Marzo da Leoni. Siamo a fine settembre, oramai siamo in autunno, eppure sembra che dalle mie parti la temperatura è aumentata invece di abbassarsi. E oltre alla temperatura sono aumentate anche il numero delle zanzare, maledette lavandaie. Ma perché non si estinguono le zanzare? Sì, abbastanza bruttino Darwin Game. Oddio. Per quello che, per dove ero arrivato io, non lo definirei nemmeno brutto, ma semplicemente appunto un niente di che, un anime che appunto non ti lascia nulla. Videogiochi finiti di recente. Qual è stato l'ultimo gioco che ho finito? Beh, direi, sicuramente recentemente, negli ultimi mesi. Ratchet & Clank, Rift Apart, credo solo quello che ho finito, perché poi per esempio attualmente sto giocando a Deathloop, che è una figata clamorosa. Ho iniziato Kina, che sembra molto carino. Devo iniziare il secondo capitolo di Deltarune. Assolutamente. Non vedo l'ora.
Cioè, per questo anche io mi devo ancora aggiornare sul funzionamento di Twitch. Allora, se c'è la possibilità di scegliere, io vorrei sempre, cioè preferirei sempre il doppiaggio italiano per una questione semplicemente di comodità. Se tu guardi l'anime in italiano, non devi perdere tempo a dover leggere i sottotitoli. Poi certo, dipende sempre se il doppiaggio è fatto bene. Se non fanno casini con l'adattamento, per esempio, My Academia, in italiano non ce la faccio a sentirlo perché hanno cambiato delle cose nell'adattamento, censurato delle cose che c'è, cioè, veramente no. E infatti io ho paura per Fire Force, perché anche Fire Force è stato licenziato da Mediaset, se non sbaglio, e quindi ho paura che facciano casini anche là. Oppure l'ultima serie di Lupin parte 5, anche quello italiano censurato, Dio Madonna. Cioè, questo è. Oppure, per esempio, Amphibia, sinceramente io preferisco il doppiaggio inglese. Perché le voci inglesi di Amphibia le preferisco veramente di più rispetto a quelle italiane. Non che siano malvagie, assolutamente no, però nel caso di Amphibia preferisco le voci inglesi. Ovviamente dipende sempre dai casi. Allora, prima di continuare, come al solito... salve, popolo migratore di Twitch, io sono sempre semplicemente Doc, benvenuti a un nuovo appuntamento con Doc Menica, l'appuntamento settimanale in cui io e voi ci incontriamo in un tavolino da bar virtuale e dove discutiamo insieme come un gruppo di amici, cazzeggiamo insieme su qualsiasi argomento voi vogliate, senza nessun limite. Prima di proseguire con questa visione di questa live, vi ricordo di seguirmi anche su tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione, YouTube, Instagram, Facebook e soprattutto il canale Telegram, importantissimo per rimanere sempre aggiornati sui progetti futuri. E a proposito di progetti futuri, in settimana, ragazzi, io e il buon Riccardo Magnano faremo una live, una specie di Best of Animation Extra, in cui parleremo insieme in maniera specifica di Star Wars Visions e della prima parte della seconda stagione di The Old House. Tratteremo queste due serie in particolare con una live interamente dedicata a loro, perché sono due serie di cui c'è veramente tanto, ma proprio tanto di cui parlare. Ancora non sappiamo il giorno preciso in cui faremo questa live, poi ovviamente vi farò sapere. E poi ovviamente in seguito, magari la settimana dopo ancora ci sarà invece la live Best Animation normale, sempre con Riccardo, dove tratteremo insieme il meglio dell'animazione occidentale già di grado per quanto riguarda i mesi di agosto e settembre. Inoltre, non so, forse alcuni di voi l'avranno notato che ho cambiato il banner del canale, con tanto anche di nuovo logo. Spero ve ne siete accorti, nel caso fatemi sapere che cosa ne pensate. È stato realizzato dal mio amico Edo di Lupin Channel, che ancora ringrazio tantissimo per quello che sta facendo per me, e tra l'altro mi sta realizzando anche un'altra cosina. E fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, Final Fantasy 14. Assolutamente Final Fantasy 14.
Intendi videogioco che è tratto da un anime o semplicemente un gioco che ha una grafica anime? Nel caso di gioco tratto da un anime, mi verrebbe quasi da dire Dragon Ball Fighters. È uno dei picchiaduro più belli che abbia mai giocato. È incredibile. Se invece intendi che ha solo una grafica anime, Persona 5. Decisamente Persona 5. Il mio videogioco preferito in assoluto di tutti i tempi è Final Fantasy 12. Quello che io potrei considerare come il miglior videogioco di tutti i tempi non saprei. Cioè, sarebbero un paio che potrebbero tranquillamente prendersi questo titolo. Zelda, Link to the Past, Chrono Trigger, Final Fantasy 6. Ci sono dei giochi, cioè... È un po' difficile pensare quale potrebbe essere il miglior videogioco di tutti i tempi. Non sono un esperto di giochi da tavolo. Non è una cosa a cui io mi ci sia mai approcciato più di tanto. Buonasera Lorenzo, nel frattempo. Ho un impopular opinion. Preferisco la seconda parte di Dragon Ball rispetto alla prima. Ma non è impopular... Credo che la stragrande maggioranza delle persone preferisca Dragon Ball Z al primo Dragon Ball. Anzi, la stragrande maggioranza delle persone Dragon Ball non l'hanno neanche mai visto e sono partite direttamente con Dragon Ball Z. Quindi, in popular, neanche più di tanto. Chi elogia la prima parte e schifa la seconda, gli ricordo che inizialmente Dragon Ball rischiava la cancellazione ed è solo con l'accantonamento delle spade del drago che Dragon Ball ha iniziato a decollare e diventare leggenda con la saga di Namek. Mischiato la cancellazione. Ma prima di One Piece, Dragon Ball era il manga più venduto del mondo. Non mi risulta che abbia mai rischiato di essere cancellato. Sta cosa mi è nuova. Da mo'. È da quando abbiamo fatto quella live insieme con lui, Aris e l'altro inutile canale su One Piece, che oramai ci siamo tenuti in contatto, abbiamo stretta amicizia e chattiamo bene o male, cioè abbiamo il nostro gruppo personale con noi quattro proprio e chattiamo, cioè da mo' che io e Lupin Channel siamo diventati amici, ma da parecchio. Bravo, uno dei migliori isekai insieme a Amphibia degli ultimi 20 anni. Ma allora, Fighters, quando impari a saperlo giocare bene, ti dà una soddisfazione. Ma perché è fatto proprio bene. Cioè, è veramente quel picchiaduro puro che mette alla prova le tue abilità da videogiocatore. Poi, tralasciando che visivamente è spettacolare. Cioè, Fighters... per me è il più bel gioco di Dragon Ball mai fatto. Spero tanto che magari
ne facciano un altro, e magari stavolta con una trama un po' più decente, perché vabbè che i giochi di Dragon Ball non si giocano per la trama, per carità, però io possiedo 3 light novel di Dot Hack in giapponese. 3 light novel precise, perché esistono, di queste 3, esistono solo in giapponese, manco in inglese, solo in giapponese. Io ce le ho. E tra l'altro sono pure piccolissime. Cioè, non so se sono così tutte le light novel in Giappone, però queste qua che ho preso io sono proprio piccole. Proprio veramente piccole. Cioè, penso saranno, credo, più o meno forse 2 volte più grande del mio telefono a livello di grandezza. Proprio piccole le light novel giapponesi. Oltre a quelle, possiedo anche un manga, sempre in giapponese, di The Witch e The Under Night. Anche quello, perché non esiste né in nessun'altra lingua a parte il giapponese. Nel frattempo, buonasera a Not Drattrick. Lei è nuovo qui. Buonasera, buonasera. Allora, ma in realtà mi pare che siano già tutti e 6. Green Goblin, Octopus, Electro, Uomo Sabbia, Lizard. Aspetta, ne manca uno. Mi ricordavo che nel trailer ci fossero tutti e 6. Ah, ricordavo che fossero già tutti e 6. Vabbè, il sesto magari potrebbe essere Scorpio, che si vedeva già alla fine di Homecoming. Avvoltoio non credo, perché Avvoltoio ha un debito nei confronti di Peter, quindi non credo che ci combatta contro. Aspetta un attimo, ma io ricordavo che erano già tutti e 6, cioè che si sapevano già tutti e 6. Aspetta un attimo. Spider-Man Far From Home, No Way Home, No Way Home, Sinister, fa vedere immagini, ah ok, no, il sesto non si sa chi potrebbe essere. Non si sa chi potrebbe essere il sesto. Sinceramente non saprei chi potrebbero mettere. Secondo me, magari questo sesto membro se lo tengono bello nascosto, secondo me per tirare una bella sorpresa. Non lo so. Magari ci buttano il colpo di scena incredibile e il sesto membro è Kraven il cacciatore. Non credo proprio, però. Vedremo. Ah, buonasera Dome Falco. Anche lei è nuovo qui. Buonasera. Se stai già iniziando a perdere i capelli, mi sa che rasarti ogni giorno non è una bella idea. Al massimo rasati una volta ogni tanto, quando i capelli ti sono cresciuti tanto, e quindi rasarti ogni giorno a questo punto mi sa che
anime preferito, slice of life. Non che io ne guardi tantissimi, quindi... Credo che magari potrei dire proprio Dragon Maid, Isshiko Bayashi Dragon Maid, probabilmente. Ma ripeto, ovviamente parlando di Slice of Life, escludendo quelli scolastici, che diciamo che sono un po' un genere a parte. Credo che direi proprio Dragon Maid. Ma ripeto, non è che io ne guardi tantissimi di Slice of Life, non è certamente tra i miei generi preferiti. Allora... Per ora sono al 13° episodio. Se questo mi piace di io, la prima serie Disney come da questi LGBT. Sì, ok, ma non c'è solo quelli di questa serie. E tra l'altro, già solo per questo, in realtà, All House ha già scritto pagine di storia dell'animazione americana in generale. Non solo ha scritto, non solo oramai ha scritto la storia di Disney, proprio dell'animazione americana in generale, ma poi ne parleremo anche nella live con Riccardo in maniera più approfondita. E... guarda quello che faranno con Luce, specialmente nella seconda stagione, tantissima roba. Cioè già alla fine della prima stagione di All House si era dimostrata essere una serie molto interessante e con un potenziale enorme. Dopo 10 puntate della seconda stagione, quel potenziale, mio Dio, cioè è proprio schizzato alle stelle. Cioè, ma poi ne parleremo in maniera più approfondita. Non ho idea di cosa sia Manga Yo. Una volta ho letto un commento che diceva che Claymore è una cazzata perché è irrealistico che delle donne si picchiano. Ma questa persona dove vive? Non è umano, cioè, non, cioè questa persona non vive sulla terra. Questa persona credo forse abbia vissuto all'interno di una caverna per tutta la sua vita. Minchia, esiste anche un termine specifico che sta a indicare quando delle donne si picchiano: catfight. Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire realistico? Cioè, ma questo non lo sa che esistono delle wrestler femminili, lottatrici di MMA femminili, lottatrici di Muay Thai femminili, boxer femminili? Ma che cosa? Questo commento è irrealistico. Ma dice, cioè, ma dove vive questo? Ma dove vive? Cioè, ma cosa? No, seriamente, questo è uno dei commenti più senza senso e a cazzo di cane che abbia mai letto in tutta la mia vita. C'è l'argomento dell'individualismo contro gioco di squadra e per la prima volta in un cartone l'individualismo non è demonetizzato. Demonizzato, e questo è anche vero. Poi ovviamente All House tratta diversi temi. Il fulcro principale dell'intera opera è ovviamente il fatto di non vergognarsi di quello che sei e che non devi stare a pensare a come ti potrebbero giudicare gli altri, che è un tema sempre moderno, mai banale,
è che All House tratta veramente bene, così come anche tutti gli altri temi che tratta. Cioè, All House è incredibile. No, non credo che Mysterio abbia finto la sua morte. Cioè, Mysterio è... cioè, è morto e sepolto. Avvoltoio, l'ho detto prima, non credo, perché lui ha un debito nei confronti di Peter, e quindi non penso proprio che si metterà contro di lui. Forse veramente mettono Scorpio, perché, boh, se no che scopo mostrare che c'è Scorpio in Homecoming se poi non lo utilizzano? Cioè, non lo so, forse mettono lui. Allora, buonasera Ale, nel frattempo. Ci sta che lo si apprezzi principalmente per quello, cioè parliamo di Disney, una casa cinematografica che lecca ancora il culo ai conservatori su certe cose. E a maggior ragione, Dana Terras, l'autrice di The All House, merita soltanto rispetto perché è riuscita a convincere Disney a fare una cosa del genere. Specialmente per quello che succede nella seconda stagione, Disney che accetta di fare una cosa del genere. Vabbè che poi, proprio per colpa di questo, la serie è stata praticamente cancellata. Mortacci tua, Disney. Con la terza stagione che è stata ridotta a solo 3 episodi da 1 ora ciascuno, se non sbaglio, invece di una vera stagione di 20 puntate. Però, e se noi abbiamo The All House, dobbiamo ringraziare Gravity Falls. The All House, come per Amphibia, per esempio, sono serie che sono figlie di Gravity Falls. Tra l'altro, l'autrice di All House è la moglie del creatore di Gravity Falls. E tra l'altro, a proposito di quei due che sono sposati, c'è pure una cosa nella seconda stagione. Alex Hirsch, sei un fottuto genio. Tu hai cambiato l'animazione televisiva americana e non vedo l'ora di vedere la tua prossima serie che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Alex Hirsch, io ti amo, io ti amo. Andiamo avanti. Allora, sono ammesso di abbassare un'informazione dei sei composta da Avvoltoio, Mysterio, Crema del Cacciatore, Scorpion, Morbius e magari qualche nuovo personaggio tipo Rhino. Non lo so, l'idea che alla fine abbiano messo in campo i sinistri sei dimensionali invece che dei sinistri sei normali, ammetto che l'idea mi stuzzica, perché anche... Allora, ragazzi, non prendiamoci in giro. Nel film ci saranno Tobey Maguire e Andrew Garfield. Non prendiamoci in giro. Ci saranno, ci sarà il mega crossover incredibile. E da un lato, io sinceramente sono molto eccitato all'idea. Io non vedo l'ora di vedere No Way Home. Però ho la paura che abbiano messo troppa carne al fuoco, comunque c'è. Cioè, ragazzi, rendetevi conto, c'è un hype generale per No Way Home ancora più grande che per Infinity War o Endgame. Cioè, rendiamoci conto di sta cosa. Cioè, qui, se
se toppano questo film, se la vedono male, se la vedono male, se toppano questo film. Esatto. Andare un po' contro lo status quo. Quelli dall'alto che ti impongono che tu devi fare solo una determinata cosa, tu devi stare in un determinato ambito, ti viene affidato un ruolo, tu soltanto quello devi fare, e invece appunto il desiderio della persona invece di poter scegliere magari più opzioni e non essere limitato in un singolo ambiente. No, si chiama semplicemente testa di cazzaggine. Questa persona è semplicemente una testa di cazzo per fare dei commenti del genere. Cioè, manco il sessismo, qui si tratta proprio di una persona con evidenti problemi mentali. Allora, il Nintendo Direct mi è piaciuto. Trovo interessante l'idea che in pratica hanno realizzato una live annuncio, cioè hanno fatto un direct dove hanno annunciato altri direct, che visto il momento storico in cui viviamo oggi può essere comunque una bella idea se gestita bene. Se ci fossimo trovati in un periodo storico normale, sarebbe stata una cazzata e basta. Però in questo caso ci sta. Il fatto che abbiano annunciato l'arrivo su Nintendo Switch di un catalogo di parecchi giochi del Nintendo 64 e di Sega Mega Drive è veramente un'ottima cosa. L'annuncio di un gioco di Kirby in 3D è una bomba, ragazzi. Non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Hanno finalmente mostrato Bayonetta 3. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Bayonetta 3 esiste, è vivo. Bayonetta 3, ragazzi. Metroid Dread, che sembra sempre più figo man mano che lo vedo, e non vedo l'ora di giocarci. Hanno annunciato il cast di doppiaggio del prossimo film d'animazione di Super Mario, e a parte alcune scelte discutibili, come per esempio Chris Pratt che doppia Mario, ok, ma l'idea di vedere Jack Black che doppia Bowser è una delle cose che io non sapevo di volere dalla vita. Io voglio vedere quel film soltanto per Jack Black. Solo per lui voglio vedere quel film. Netflix Tatum anche è stata una grande conferenza. La prima conferenza di questo tipo di Netflix, e secondo me hanno fatto degli annunci incredibili, tra nuovi progetti a tema The Witcher con la terza stagione della serie TV, un nuovo film anime, una nuova serie per famiglie. Ci sarà tanto The Witcher nei prossimi anni, io sono contento di questa cosa. Hanno mostrato un primo trailer di Vikings Valhalla e io non vedo l'ora di vederlo, un primo teaser trailer della serie The Sandman che sembra fighissimo e anche quella non vedo l'ora di vederlo. Stranger Things 4, ragazzi, la sigla di Cowboy Bebop Live Action, in cui però non c'è Ed. Il trailer di Arcane, la serie animata di League of Legends, di cui tra l'altro ho fatto anche dei post al riguardo ieri su tutti i miei social. Ragazzi, andatevi a vedere il trailer di Arcane. Visivamente è una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia.
sembra fighissimo. Ed esce a novembre. Esce a novembre. Io non vedo l'ora di vederla. Non vedo l'ora di vedere Arcane, ragazzi. Il mio hype è schizzato alle stelle. Minchia, quanti messaggi mi sono perso. Tra l'altro spero un giorno, quando finalmente potremo tornare a fare le reaction. Ma pensate che bello aver potuto fare la reaction in diretta con voi di questi eventi. Il 16 ottobre ci sarà il nuovo DC Fandom. Io vorrei tanto fare la reaction in live, però non posso, qualche puttana, non posso. Che palle. Sì, si è già parlato. Allora, The Batman è già stato ufficializzato che ci sarà un sequel. Quindi il sequel di The Batman è già ufficiale. Si sta parlando della possibilità che possa esserci Mr. Freeze. L'idea mi attira tantissimo, perché in questo caso sarebbe un Mr. Freeze trattato in maniera seria e non cartunesca e a cazzo di cane come nel film di Schumacher. E l'idea di vedere un Mr. Freeze reso bene in maniera seria sul grande schermo è una cosa che vorrei tanto vedere. Tra l'altro, vabbè, già era ufficiale la serie spin-off su Gotham, CCPD, appunto la Gotham, cioè tipo la serie TV Gotham, però che si svolge all'interno dell'universo narrativo di The Batman, sempre con Matt Reeves alla produzione, lì a gestire il tutto, quindi sicuramente non verrebbe fuori una serie TV di merda come Gotham. Credo abbiano ufficializzato anche l'idea di realizzare uno spin-off sul Pinguino, e se non sbaglio stanno pensando anche a un altro spin-off su l'Enigmista. Ragazzi, io non vedo l'ora di vedere The Batman. Ho tante aspettative. Matt Reeves è un regista che adoro, ha la mia più totale fiducia. Spero che esca fuori veramente un gran bel film. Lo spero veramente tanto. Una sera Skull Shadow. Innovativa no. Innovativa no. Ma se nel caso dovessi davvero riuscire a produrla e a postarla, sarebbe sicuramente qualcosa che farebbe molto parlare di sé, visto le robe che ci hai messo dentro. Sicuramente non sarebbe una serie che passa inosservata. Sicuramente. Allora, non lo sai, Doc, io sento spesso di persone che dicono che non leggerebbero mai un Batman Shonen con personaggi femminili perché trovano strano che le donne risolvano le questioni a pugni. Vabbè, altre persone con evidenti problemi mentali, ma di che cazzo stiamo parlando? Sì, ho visto il trailer di Orient. Devo essere sincero. Ora, non so se in questi giorni è uscito un secondo trailer, cioè io parlo del primo teaser trailer che era uscito qualche mese fa. No, aspetta. Avevo visto un teaser, ora è soltanto l'immagine di copertina. Ah, aspetta, fammi vedere un attimo. Vabbè, ventilatore lo possiamo spegnere. Adesso sto leggermente... Vabbè, lo vedo sul telefono, perché se vado col computer qua ci mette 30 anni. Allora... Orient, anime, trailer.
Ah, è uscito 2 settimane fa sto trailer. Allora mi sa che non l'ho visto. Beh, lo vediamo in diretta. Lo vediamo in diretta su telefono. Ovviamente voi non vedrete un cazzo, però fa niente. Allora. Ok, mi sa che non l'avevo visto proprio sopra. Ok. Beh, per questa cazzata che abbiamo appena fatto, mi butteranno giù la live, probabilmente. No, non credo. E allora, per quello che ho visto, mi sembra. Allora, a livello estetico e tecnico, mi sembra un anime, una produzione anime nella media. Cioè, non mi è parso di vedere chissà quali spunti degni di nota a livello di animazioni o disegni, mi sembra tutto parecchio nella norma. Io spero che quando esca possa essere un buon anime, a livello tecnico intendo, perché a livello di storia, sceneggiatura, personaggi, eccetera, sono convintissimo che sarà di alto livello, visto appunto l'autrice, di cui stiamo parlando. Con questo ovviamente non pretendo che Orient. Allora, io non l'ho letto il manga, che tra l'altro appunto sta ancora solo in Giappone, ancora, non sta neanche in Italia, però per dire, non so assolutamente nulla di Orient. Non pretendo che sia un altro mezzo capolavoro come Maghi, ma se è bello anche solo la metà di Maghi, o Magi, che dir si voglia. Per me è già promossa a pieni voti. L'anime di Maghi, non lo completeranno mai. Ne abbiamo parlato poco fa dell'evento di Netflix Tatum. E anche della intro di Cowboy Bebop, ne abbiamo già parlato prima, quindi se ti sei perso quella parte, magari poi ti rivedi. Cioè, credo, ne abbiamo discusso, cioè, dovresti, credo, più o meno andarti a rivedere, cioè, torna indietro di una ventina di minuti e bene o male sta lì la parte in cui ne parlo. Stai sicuro che Disney te la boccia seduta stante? Guarda, se vuoi proporla a qualcuno, falla qua. Disney te la boccia seduta stante. Dovresti provare qualche altro studio. La butto lì, ma se nel film la c'è la bomba, non è il Goblin di Defoe? Vabbè, sì, il Hobgoblin di un Ned Leeds alternativo. No, dai. No, è Defoe. Hanno già ufficializzato tempo fa che William Defoe c'è nel film e che è lui
l'antagonista principale della pellicola, l'hanno già ufficializzato. Tra l'altro nel trailer, quando c'è la scena in cui c'è la bomba, sente la sua risata in sottofondo, la sua risata inconfondibile. No, 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 è il Goblin di Defoe, non c'è dubbio. È un problema questo grande per No Way Home, perché sarà comunque il classico film di Spider-Man. Oddio! Classico mica tanto, visto che si tratta del primo film in live action che tratta lo Spider-Verse, quindi classico mica tanto. Questo potrebbe deludere la maggior parte degli spettatori nonostante la presenza di Garfield e Maguire. Guarda, secondo me, a meno che non scrivano proprio una sceneggiatura con i piedi, già il solo fatto che ci sono Maguire e Garfield, il 90% del pubblico se ne esce dalla sala soddisfatto, già solo per quello. Quindi, cioè, secondo me, per rimanere completamente delusi dal film, vuol dire che veramente lo hanno scritto col culo. Ah, salve Riccardo, buonasera, mio egregio collega. Allora, com'è che mi perdo sempre tutti questi commenti? Mica quanti mesi. Allora, beh, il concetto di multiverso è appunto quello perché hanno appunto una scusa per far ricicciare fuori personaggi iconici che già conosciamo. Cioè lo scopo del multiverso, lo scopo dello Spider-Verse è poter fare quello, il grande crossover fra i tre Spider-Man. Quindi ovvio che c'è. E poi è ovvio che ci abbiano ficcato dentro villain che abbiamo già visto, ma che comunque sono iconici e apprezzati dai fan. Quindi, se avessero messo dei personaggi completamente nuovi e mai visti, allora lì sì che il pubblico sarebbe stato abbastanza deluso. Ops, era tipo stato rapito da quegli agenti segreti russi, che cazzo erano, mi pare, alla fine della terza stagione. Cioè, oddio, non te lo dicono in maniera chiara, però te lo fanno intendere, se non sbaglio. Allora, che palle, sti occhiali, si sporcano sempre. La questione di Ed, bisogna far presente che lei, è una lei, che lei nell'anime arriva più o meno verso metà, e visto che si sono lasciati scappare di voler fare più di una stagione, è normale che non mettano subito tutto il cast da subito. Da un lato questo è anche vero, però fare la sigla in live action che è praticamente uguale a quella originale e non c'è Ed, comunque è comunque un po' alienante la cosa. Cioè, sono mesi che non faccio più reaction su questo canale, ma non le faccio semplicemente perché oramai il mio computer non è più in grado. Cioè, sono mesi che oramai, se io provo a fare una reaction, lagga troppo. Lagga, si blocca, non funziona. Oramai mi è letteralmente impossibile fare reaction con questo computer qua.
Per questo non le faccio più. E mi manca terribilmente farle. Ho visto proprio oggi l'annuncio di questo Super Ladri, che tra l'altro è un anime tratto da un fumetto di Frank Miller, se non sbaglio. E ho letto un po' lo staff che lavora a questo anime, tra regista, sceneggiatore, eccetera, eccetera. Ed è uno staff di tutto rispetto. Cioè, secondo me, qua esce fuori una bella perla. Un nuovo film dello studio Colorido, Drifting. Oh, ma aspetta, questo non l'ho visto. Fammi vedere che roba è. Drifting. Boom. Perché l'immagine che vedo mi sembra quasi una serie di Digimon? L'immagine che sto vedendo. Arriva su Netflix nel 2022. Vabbè, Studio Colorido attualmente è uno dei migliori studi giapponesi che ci sono in circolazione, quindi secondo me, a prescindere, sarà sicuramente un bel film. Andrea, vuoi essere bannato oggi? Stai attento. Ma intendi Erwin e la strega? Perché non è nuovo, è già uscito qualche mese fa. O hanno annunciato un nuovo film? Hanno annunciato un nuovo film? Studio Ghibli. No, sembra di no. No. Erwin e la strega. Bruttino. Veramente bruttino come film. A me mi spiace dirlo, però è incredibile come gli unici film brutti dello studio Ghibli, o Ghibli, che dissi, come cazzo volete chiamarlo, lo studio Ghibli, tutti i film brutti di quello studio li ha fatti tutti quanti il figlio di Miyazaki. Cioè, sono tutti i suoi film brutti dello studio, purtroppo. È meravigliosa Fena. È stata una delle più belle sorprese di della scorsa stagione, a questo punto. E mi sta piacendo veramente un sacco. È praticamente Iona la principessa scarlatta, ma in versione pirata. E con un pizzico di Nadia e Mistero della Pietra Azzurra. In versione pirata. Ma mi sta piacendo un sacco. Attualmente è uno degli anime che mi stanno prendendo di più.
I Broni erano quelli che sono semplicemente dei fan di My Little Pony Friendship is Magic? O era il nome dato a quelli che si guardavano i porno su My Little Pony? Non ricordo. Perché ricordo che c'era un nome preciso anche per questi ultimi. E che tra l'altro sono veramente tanti. Perché la gente su internet ama vedere cavalli che si... che fanno robe? Vedere pony che fanno robe? Ovviamente mettendo per ipotesi che l'anime che ne esce fuori è un bel anime, mettendo in chiaro questo. Blade of the Phantom Master, che è uno dei manga più belli che abbia mai letto. Ci fecero anche un film anime sopra che trasponeva tipo i primi due volumi più o meno, ma un'intera serie su quel manga fatta bene la vorrei tanto. Ancora no, me l'hanno consigliato e sarà sicuramente uno degli anime nuovi che guarderò, però devo ancora iniziarlo. Buonasera, Redius 255, anche lei è nuova. Ma quanta gente nuova stasera, ma quanta gente nuova. Allora, se ti riferisci ai film di animali fantastici, mi fanno veramente cagare. Allora, I Crimini di Grindelwald è assolutamente un film di merda. Se la gioca con Harry Potter e Il Principe Mezzosangue come peggior film di Harry Potter mai fatto. Se la giocano questi due. Animali fantastici, il primo... La prima volta che lo vidi mi era anche piaciuto, ma con il tempo l'ho rivalutato molto in negativo. Quindi, tanto so che recentemente hanno annunciato il terzo film con tanto di titolo, ma sinceramente Animali Fantastici è una saga che è già calata a picco, è veramente calata a picco. Poi il terzo film io non lo vedrò, a prescindere, per quello che hanno fatto a Johnny Depp, quindi a maggior ragione io i miei soldi non glieli do. Assolutamente no. Assolutamente no. Precedenti, Bane solo una volta è uscito in un film in live action, appunto nel terzo di Nolan, e il Bane di Tom Hardy sinceramente non mi aveva fatto impazzire, se devo essere sincero, per come lo hanno messo in scena non mi aveva convinto del tutto. Sinceramente io vorrei vedere qualche villain nuovo mai comparso prima d'ora in un film di Batman, piuttosto che vedere... E c'è il Pinguino, c'è l'Enigmista, c'è Catwoman, ma ho detto che forse ci sarà Mr. Freeze.
mi piacerebbe vedere anche qualche villain mai visto prima in questi cazzo di film, però cioè, vabbè, allora, i villain di Batman sono tutti bellissimi uno meglio dell'altro, quindi alla fine chi mettono, l'importante è che lo mettono bene in scena e mi accontento. Però che cazzo, mostrare qualcosa di qualcuno di nuovo, cioè non lo so, mettimi un Deathstroke, mettimi un Saz, un cappellaio matto. C'erano dei rumors che parlavano che forse nella saga di Matt Reeves potrebbe esserci in futuro la corte dei gufi, e quella la vorrei vedere veramente tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto vorrei vedere la corte dei gufi. Pensa, i racconti di Terramare ha fatto talmente schifo che durante la prima in Giappone Miyazaki, mentre il film era ancora in corso, si è alzato dalla sala e se n'è andato. E quando l'hanno intervistato fuori, dicendogli perché era uscito, disse testuali parole che il cinema non era roba per suo figlio. Padre dell'anno. Il momento Amazon di Doc, oramai ogni live devo aprire la pagina di Amazon e mettere roba nel carrello. Oramai è diventata un'abitudine. E facciamolo anche adesso. Dai, il momento Amazon di Doc. Vai. Momento Amazon, vai. Sì, allora. Share screen. Immagino sia questo. €47. È in italiano questo, sì? Sì, cioè, vedo il logo della J-Pop. Aggiungi al carrello! Cos'altro c'è qua? Bene così. E anche per oggi abbiamo fatto il momento Amazon. Però ragazzi, che non diventi un'abitudine sta cosa proprio, cioè che volete farmi piangere il portafoglio proprio. Sì, ma infatti si vede palesemente che lui non vuole fare quello. È probabilmente il padre che lo costringe. Allora. Ok, semplicemente fan di Mario Teppone. Noi ragazzi, il rewatch completo di My Little Pony Friendship is Magic in reaction, in live, noi ce lo faremo, ragazzi. Noi guarderemo insieme My Little Pony. Noi lo guarderemo insieme.
rewatch. Non ho mai visto tutta la serie per intero, ma solo qualche puntata, però. Ma assolutamente dico Nagai. Assolutamente. Io voglio inchinarmi davanti alla potenza del maestro Nagai e farmi iniettare direttamente nelle vene tutta la sua conoscenza e anche il suo pusher, perché è palese che Nagai, quando scrive manga, si fa di qualche sostanza stupefacente. Anche il primo, in realtà, a livello di robe confuse, non scherza. Beh, oddio, botta di culo no, perché Harry Potter, parlando dei libri, è comunque una saga scritta veramente bene. Cioè, ragazzi, Harry Potter non ha avuto fortuna, cioè non ha avuto successo per fortuna. Harry Potter ha avuto successo perché è veramente una saga scritta da Dio, con un'ottima progressione della storia, world building, personaggi, colpi di scena. Se Harry Potter ha avuto successo, non è dovuto al caso. Poi che la Rowling non è riuscita a replicare quel successo con altre opere è un altro discorso, però flagello. Oddio, è vero. C'era Bane anche lì. C'era Bane anche lì. No, che cazzo. Avevo completamente rimosso quella cosa dalla mia memoria. Perché me lo avete ricordato? No. Sì, ma a parte quello che pensa Miyazaki, praticamente quasi chiunque abbia visto quel film lo ha bocciato. Lo ha bocciato anche l'autrice dei Racconti di Terramare. Lo stesso Goro Miyazaki ha bocciato quel film. Maledetta lavandaia! Per carità, non è un film di merda o proprio bruttissimo, però è effettivamente un film insufficiente. Buonasera Leonardo, se si scusasse per davvero e in maniera sincera potrei anche prenderlo in considerazione, ma conoscendolo mi sa che non lo farà mai. Beh, sì. Purtroppo è risaputo che il buon Hayao Miyazaki non sia proprio una personcina a modo in ambito lavorativo, e non solo, in realtà. Buonasera, Vincin, anche lei, ma quanta gente nuova che arriva oggi? Quanta gente nuova? Può darsi anche questo, effettivamente.
Sì, ho letto che anche Dr. Stone sta per finire. No, non l'ho visto. Sinceramente, non mi interessa vederlo. Io spero tanto di vedere la Corte dei Gufi in live action. Lo spero veramente tanto. Potrei seriamente realizzare un altare dedicato a Matt Reeves in casa mia, da mettere accanto a quello di Gonagai e lodare la sua potenza ogni giorno. Sì, lo conosco, scrivacchio, non lo seguo particolarmente, mi è capitato di vedere qualche suo video ogni tanto. È più il Demon che lo segue in maniera assidua. Io no. È uno YouTuber, allora, ha fatto un video tier list in cui ha fatto una cosa inaccettabile per la community degli AniTubers. Ha messo i suoi gusti personali sopra l'opinione della massa. E io lo stimo per questo. Mr. Freeze, non Mr. Freezer. Sì, ho letto sta cosa che praticamente la prima parte della seconda stagione sarà praticamente la trama del film. Mortacci loro e che palle. Però ho letto che non sarà semplicemente il film diviso a episodi, ma aggiungeranno anche scene in più. Quindi non sarà proprio tutta roba già vista. Però che cazzo, cioè, ma allora che cazzo l'hai fatto a fare il film? Che cazzo l'hai fatto a fare il film se poi tanto lo metti nella seconda stagione? Ma che palle. Vabbè. Beh, non proprio, cioè, non è che se c'è Mr. Freeze automaticamente allora c'è la corte dei gufi. Cioè, non hanno un legame queste due entità, quindi vabbè, ma già nel primo trailer del film sembrava esserci qualche indizio che poteva, qualche foreshadowing che poteva far credere che forse c'è qualche gufo in agguato che sta osservando la situazione. Vedremo, vedremo. Beh, oddio. Mangaka 96 è uno che in realtà non riesce a distinguere le due cose. Cioè, Mangaka 96 mette il suo gusto personale come se fosse anche il parere oggettivo. Cioè, lui per dire pensa seriamente che tipo Death Note è il miglior manga di tutti i tempi, o che Your Name sia il miglior film anime di tutti i tempi. Lo pensa seriamente. Lo scrivacchino non credo, perché lo scrivacchino mi sembra già più una persona che sa perfettamente separare il gusto oggettivo dalla visione critica. Magari che 96 questo non lo fa.
Sì, ma quella quella è un'altra cosa. Ma non è che la Corte dei Gufi come gruppo sono collegati a Mr. Freeze. Cioè, quando la Corte dei Gufi ha fatto il suo debutto nell'universo di Batman, stavano in un gruppo che stavano per i cazzi loro. Che poi durante la saga hanno fatto la loro comparsa anche altri cattivi, però comunque non significa che se c'è Mr. Freeze automaticamente c'è la Corte dei Gufi. Ripeto, poi vedremo come si gestiscono il tutto. Che sinceramente non capisco il perché. Cioè, perché comprarsi Shonen Jump? Cioè, le riviste di Shonen Jump sono letteralmente quelle cose che la gente in Giappone compra, legge quello che deve leggere e poi le butta nel cestino. Cioè, posso capire che magari tu, sai, per collezione ti vuoi prendere una copia di Shonen Jump, così per curiosità, per dire, cazzo, c'ho una copia di Shonen Jump nella mia collezione, così. Però comprare assiduamente queste riviste qua non ci vedo molto senso. Se ti riferisci a quella volta che mi hanno bannato da un gruppo Facebook perché avevo parlato male di Your Name, no, tranquilli, non era Mangaka 96, perché è stata una ragazza a bannarmi, quindi sicuramente non era Mangaka. Tempo mi arrivano messaggi da gente malintenzionata. No, ancora non l'ho visto. La Corte dei Gufi non è un gruppo che. Cioè, questa è l'azione che farebbe un gruppo di gangster qualunque, ma non la Corte dei Gufi. Cioè, la Corte dei Gufi, quando vuole qualcosa, non ha bisogno di mezzi del genere per averla. Quindi direi proprio di no. Ah, ma tranquillo, non ti preoccupare. Ah, la scuola, non mi manca per niente. Il giorno in cui mi sono diplomato è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Immagino tu intenda Ash Williams, che non si scrive mai così, però vabbè. Ma è ovvio che vince Ash. Ash è l'unica entità capace di tenere testa ad Adrian. È l'unica entità al pari livello di Adrian, Ash Williams, quindi. Prima di vedere quel video, non ci ho mai pensato, ma ora ho capito che se un tizio dovesse scriverti: "Ciao Doc, ho appena speso tre quarti del mio stipendio per un cofanetto di manga che non conosco ma che tu apprezzi. Ho fatto bene?" L'unica cosa da rispondere: "No, non hai fatto bene. Hai speso i tuoi soldi per cui hai lavorato con i miei genitori sulla base della fiducia di un individuo che non conosci di persona e che magari ha gusti unilateralmente opposti ai tuoi."
il che è assolutamente vero. Cioè, non dovresti mai comprare un qualcosa perché piace allo youtuber, all'influencer di turno. Cioè, mai. Cioè, quando compri qualcosa deve piacere a te. Non perché l'ha detto Pinco Pallino, quindi devo comprarlo assolutamente. Io il massimo che posso fare è semplicemente consigliare qualcosa, però poi ovviamente deve piacere a te. Adrian, preferisco Adrian. Conoscendoli, credo che più che scontrarsi, quei due probabilmente diventerebbero grandi amici. Ho visto il trailer, fighissimo, non vedo l'ora di vederlo. Vedere il tizio che suona il liuto giapponese, manco fosse un chitarrista rock, è una delle cose più epiche che abbia mai visto in vita mia. Ma col cazzo che lo riammetto! Cos'è? Il suo salto personale? Oh, quando c'è Fiuccio lo faccio rientrare e poi cacciarlo di nuovo. Ma che cazzo si crede di essere? Ma cos'è questo? Il suo salotto personale? Ma col cazzo che lo riammetto? No. No. Che è un po' come dire... Preferisci un calcio nelle palle o un calcio in culo? A sto punto preferisco Batman Ash. A questo punto. Vuol dire il mondo di Your Name? Il mondo di... In che senso? Cioè, il mondo di Your Name è il mondo normale? Cioè, no. Cioè, in che senso il mondo di Your Name? Appena l'ho visto non potevo non comprarla. Io non posso cliccare su questo link, porca puttana. Mi sembra una cosa perfettamente normale. Così come è perfettamente normale avere una foto appiccicata, una foto del proprio idolo appiccicata al cuscino con cui ci dormi ogni notte. È assolutamente normale e per nulla inquietante. Però dipende come lo dai. Un bel calcio di punta proprio nel buco del culo fa molto male. Sarà un filmone. Come ogni film di Yuasa sarà un filmone. La maschera del latte ci diveno. Beh, stiamo pur sempre parlando di un mondo dove esistono poteri sovrannaturali e mecha giganti, quindi tanto realistico non è Code Geass, cioè...
Ah, il manga di Your Name. Banniamo Gino Peppino 42 da questa chat e dalle prossime, assolutamente. Ti meriti il ban. Non è che preferire qualcosa al film di The Killing Joke sia, insomma, un grande risultato. Cioè. Allora. Sì, ne sono uscito. Sì, ne sono usciti un paio, tipo Batman Ninja, Batman contro le tartarughe ninja e pure qualcos'altro. Ah, tanto è uscito anche Superman Red Son in italiano, Blu-ray. Tutti i DVD che io prenderò, assolutamente. Allora, direi che siamo arrivati alla fine della live di oggi, quindi se avete qualcos'altro da chiedere, parlate ora o tacete per sempre. Okay, vedo. Ok. Ringrazio ancora anche oggi per avermi seguito, tutti quelli in chat, quelli che hanno visto questa live, quelli che magari la recupereranno in seguito. Grazie ancora a tutti quanti. Come vi ho detto prima, allora, aspetto un attimo. Superman.
è questo qui, quello in italiano. Paese di origine, Italia. Ok. Ecco qua, ti ho messo il link nella chat. Quindi, come vi ho detto prima, noi ci vediamo in settimana per la live insieme a Riccardo, dove parleremo di Star Wars Visions e la prima parte della seconda stagione di The Old House. Quindi, credo sia, non ci sia bisogno di avvertirvi che sarà una live full spoiler, perché voglio parlare di queste serie in maniera ben approfondita, quindi analizzando momenti specifici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siete avvisati. Ma quanta gente che oggi vuole farsi bannare? Quanta gente vuole farsi bannare oggi? Allora, io negli scorsi giorni ne ho sentite tante di critiche senza senso, rivolte a Visions, le quali sono praticamente sempre le stesse e si possono riassumere in giusto un paio di argomenti. Se nella prossima live, quando tu spiegherai perché non ti è piaciuta e mi verrai a ripetere le stesse quattro cagate in croce che sta gente dice sui social, mi farai incazzare male. Io ti avverto, spero per te che tu abbia delle critiche sensate, lo spero, perché altrimenti mi farai incazzare un sacco, altrimenti mi farai bestemmiare tanto. Ti avverto, pensa bene a quello che dirai. Ok. Grazie ancora a tutti quanti. Ricordate sempre che se esiste può essere recensito. E noi ci vediamo alla prossima live. Buona serata a tutti.